Buongiorno, buongiorno a tutti. Qua dalla nostra cata per commentarvi quello che hanno deciso durante l'ultima riunione del CCSA del primo ministro, nonché ministro della difesa. Allora, hanno deciso delle cose importanti che erano già nell'aria. Ora, innanzitutto, tolto il Telan Pass, non c'è più bisogno di compilare niente, questa è una grande notizia. Hanno tolto l'assicurazione obbligatoria e questo secondo me è uno sbaglio. Come molti ormai hanno capito, finalmente è uno sbaglio. L'assicurazione ci vuole se vieni in Thailandia e quando la fate controllate bene che vi copra sia il Covid che i motorini, se guidate i motorini, le macchine, se guidate le macchine. Mi raccomando che copra queste cose. Hanno deciso sulla mascherina. La mascherina, in uno slancio di positività, hanno detto che non è più obbligatoria all'aperto e con poca gente intorno. Rimane obbligatoria al chiuso, nei locali, negli uffici, nei palazzetti. Quando prendi l'autobus, quando prendi il treno, quando prendi l'aereo, lì spazi chiusi rimane obbligatoria. La vita notturna qua è un po' più complicata, tipo Thai style proprio, perché ci sono tre leggi che regolano l'apertura dei locali notturni. Sembrava, almeno da una traduzione di Richard Barrow, che fosse fino alle 2. Hanno allungato da mezzanotte alle 2. Il banco opposto invece riporta no, è rimasta a mezzanotte. Il primo ministro sta cercando di mettere d'accordo i legali, l'Attorney General, di fare una legge per tutta la Thailandia e stabilire l'orario di apertura e di chiusura. L'alcol si può vendere negli alberghi anche nel pomeriggio, perché prima c'era una legge che dalle 2 alle 5 non si poteva. Adesso si può vendere alcol. Poi le associazioni degli albergatori e anche altri associati non sono così contenti delle decisioni che hanno preso. Va bene, Thailand Pass, perfetto, tutto, però volevano allungare l'esenzione del visto da 30 a 45 giorni, perché secondo loro questo è un motivo che può attirare più persone, avere i 45 giorni, poi magari un'altra estensione di 45 giorni sono 3 mesi, quindi andava fatto quello. L'hanno rimandato, comunque si spera che la prossima riunione decidano di allungare 45 giorni. Dichiareranno tutta la Thailandia zona verde, quindi cadranno anche molti ostacoli, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda arrivare adesso, allora, o sei vaccinato o non sei vaccinato naturalmente. Vaccinati devono far vedere le vaccinazioni o cartacee o digitali, va bene anche il telefonino. I non vaccinati hanno bisogno del solito tampone 72 ore prima della partenza e scrivono di assicurarsi che sia entro le 72 ore, non puoi farlo 100 ore prima della partenza. Entro le 72 dalla partenza. Devi avere anche tu o una copia cartacea o digitale. Hanno imposto i controlli alla partenza. Alla partenza. Quelle compagnie aeree devono controllarti che o sei vaccinato o hai fatto il tampone. All'arrivo ti controllano ancora e fanno dei controlli random. Significa che ogni tanto, quando arrivano, esci dall'aereo, pescano, te, vieni qua, controlliamo, te, vieni qua, controlliamo. A caso, controllano a caso. Nell'impensabile caso che tu arrivi qua e non hai niente, neanche il tampone, neanche il foglio lì, ti fanno il tampone loro qua, in Thailandia. È un'eventualità rarissima, perché come fai? Controllano là, controllano qua. Comunque se ti beccano, o lo perdi, o non riesci a dimostrarlo, ti fanno fare un tampone qua. Non si parla più di quarantena, dove è sparita la quarantena, non c'è più. Come dal programma iniziale 4 mesi fa, andato dal 1° luglio, non ci sarebbe più stata la quarantena.
nel caso stai male, vai all'ospedale e ti trovano il Covid, lì rimarrai all'ospedale, cioè, non è che ti chiudono da qualche altra parte. Questo penso io. Dovrebbe essere così. Ad ogni modo, tutto questo verrà ufficializzato una volta pubblicato sulla Gazzetta Reale. Finora hanno detto facciamo così, però finché non lo pubblico sulla Gazzetta Reale è ancora non effettivo. E vi ricordo che questo dal 1 luglio, 1 luglio, ok? Chi arriva durante questo periodo di transizione e ha già fatto il Thailand Pass, viene col Thailand Pass. Non cambia niente, è gratuito, lo fai in 2 minuti, fai l'assicurazione che è un bene e basta. Per quanto riguarda i bambini, stesso discorso, seguono i genitori. Se il genitore è vaccinato, non ha bisogno di niente. Se i genitori non sono vaccinati, non hanno specificato se il bambino, scusate, necessita di tampone. Secondo me no, segue i genitori. Il bambino si intende al di sotto dei 18 anni, proprio intendono qua. Quindi, a meno che viaggia da solo, però questa è una regola che non ha specificato. Comunque, bambino di genitori vaccinati non ha bisogno di niente, bambino di genitori non vaccinati, anche qui non dovrebbe aver bisogno di niente. Aspettiamo che pubblicano tutto sulla Gazzetta perché hanno detto le cose importanti, ma i dettagli, che secondo me sono anche loro importanti, sono sempre stati avari. Quindi aspettiamo che pubblicano tutto per la conferma ufficiale. Per adesso questa è la decisione, sono buone decisioni che ci aspettavamo, sono state fatte, quindi potete venire tranquillamente in Thailandia. Io vi lascio con questa immagine, come al solito, di Kata e vedete che sono già con il parasailing di mattina alle 9, che io non ho mai provato perché ho paura. La bandiera che si sta sfilacciando, vabbè, eccola qua. Che sta atterrando, non si vede perché è coperto dalla vegetazione. Comunque vi saluto tutti, buona giornata, bye bye, alla prossima.